Il sovrintendente archeologia, belle arti e paesaggi di Caserta e Benevento, Mario Pagano, 64 anni, è stato arrestato in flagranza dei carabinieri del nucleo tutela e patrimonio. Il provvedimento in sede di convalida è stato tramutato dal giudice in obbligo di dimora del comune di residenza per i reati di occultamento di reperti archeologici e ricettazione. Stesso provvedimento è toccato a un numismatico coinvolto nella vicenda nella qualità di acquisto degli oggetti. I due, secondo una ricostruzione investigativa, si sono scambiati nel casertano vasi risalenti al IV secolo a.C. e 78 monete in bronzo di vari periodi, alcune ottocentesche, altre di età tardo imperiale e medievale, che gli inquirenti ritengono provenienti da scavi clandestini. I due si sono scambiati anche due libri antichi che risultano essere stati rubati a Roma nel monastero Casa Generalizia. L'arresto in flagranza è scattato nella giornata del 23 settembre, subito dopo essere stati fermati dai carabinieri. Pagano, il numismatico, sono stati perquisiti dai militari. Per i due indagati, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell'obbligo di dimora. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea ed eseguita alle prime luci dell'alba dai carabinieri di Catania, ha portato all'arresto anche dell'attuale responsabile provinciale della famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. Dall'indagine sono emersi un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori catanesi, un fiorente traffico di stupefacenti, il recupero crediti attraverso prestiti ed usura e l'intestazione fittizia di attività economiche. I proventi delle attività illecite sono stati utilizzati sia per il mantenimento delle famiglie e degli affiliati detenuti, sia nei reinvestimenti in altre attività imprenditoriali, infiltrando il tessuto economico catanese. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. Nell'operazione, denominata Sangue Blu, sono impegnati 250 carabinieri. L'ordinanza di custodia cautelare è scattata nei confronti di oltre 30 indagati, tra cui anche nella provincia di Benevento. In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.388 positivi al coronavirus, dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Un decesso nelle ultime 48 ore e due deceduti in precedenza, ma registrati solo nell'ultima giornata, a comunicarlo l'unità di crisi regionale. I tamponi processati sono stati 15.174. Il report posti letto su base regionale riporta 10 occupati in terapia intensiva, mentre i posti letto di degenza occupati sono 245. Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia ed ex ministra del governo Letta, ha chiesto ai commessi di incontrare Giorgia Meloni. «Siamo unite da un legame di amicizia», ha dichiarato, «non fatemi dire di più». Un appello a reagire subito alla sconfitta elettorale, pena il rischio di essere relegati ad una dimensione regionalistica. È l'invito che viene dal governatore campano Vincenzo De Luca in una nota in cui analizza il dopovoto. Occorre scuotersi subito, non è finita la storia, è finita, spiega, la vicenda di una forza politica che non si è data un'identità programmatica chiara e percepibile e un modo di essere, di lavorare, di selezionare i suoi gruppi dirigenti sulla base del merito e della militanza. Il 1 e il 2 ottobre torna nel centro storico di Benevento la Notte delle Streghe, l'appuntamento con la magia, il mistero e la leggenda delle Janare. Due notti suggestive e coinvolgenti che raccontano del legame tra donne depositarie di antichi saperi, di unguenti, di erbe curative, di malocchio, di pozioni ricche di incantesimi. Due notti da vivere in una Benevento misteriosa, affascinante, inaspettata. Lasciati travolgere e, come d'incanto, la magia ti rapirà. Un investimento di oltre 15 milioni di euro viene messo in campo nel settore alimentare, grazie al contratto di sviluppo approvato nei giorni scorsi da Invitalia nell'ambito della procedura dell'accordo di programma che, oltre al Mise ed Invitalia, vede la partecipazione del cofinanziamento anche della Regione Campania. L'investimento è realizzato dalla Bo Industries SRL, impresa con sede a Benevento, facente parte del gruppo Cavaliere, attiva nel settore della produzione dei derivati del latte, in particolare di burro e panna ad uso prevalentemente industriale. L'investimento avrà forti ripercussioni, oltre che economiche, dirette ed indirette, anche professionali, con l'assunzione di 20 nuovi addetti.
Esprimo profonda gratitudine verso i militanti, i ragazzi di Gioventù Nazionale, gli iscritti, i simpatizzanti, gli amministratori e tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, che con grande entusiasmo e passione, incommiabile spirito di sacrificio, hanno contribuito ad ottenere un risultato storico per il partito, che con il 26% diventa il primo partito in Italia grazie alla capacità di Giorgia Meloni, legittimandola a diventare il prossimo presidente del Consiglio. Così in una nota l'attivista Santanelli di Fratelli d'Italia. Particolarmente soddisfacente è il risultato ottenuto dal partito nei nostri collegi elettorali, nonostante le filiere istituzionali di potere della famiglia Mastella e della famiglia De Luca e nonostante l'approccio assistenzialista del Movimento 5 Stelle. Sotto la leadership di Giorgia Meloni, ciascuno di noi, al di là del ruolo politico istituzionale che avrà l'onore di ricoprire, dovrà avvertire l'enorme responsabilità di essere all'altezza del compito. Sarebbe imperdonabile, conclude Ida Santanelli, presidente del Circolo Fratelli d'Italia di Benevento, la città che sale, deludere gli elettori. Quale consigliere comunale di Prima Benevento, ho inoltrato un'ulteriore interrogazione all'assessore ai lavori pubblici concernente i lavori di rifacimento del manto stradale in via Paolella, dopo quella presentata nello scorso mese di febbraio. L'assessore ai lavori pubblici forniva allora risposta scritta alla detta interrogazione, nella quale rassicurava che era intenzione dell'amministrazione procedere a rifare integralmente il manto stradale di via Paolella e che a tal fine era stato intercettato apposito finanziamento del Ministero dell'Interno finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo di 160.000 euro che sarà utilizzato per i lavori di manutenzione straordinaria anche di via Paolella. Affermava anche che i lavori sarebbero stati attuati in tempi brevi. Ho quindi chiesto all'assessore le motivazioni dei lavori parziali così come effettuati nonostante il finanziamento statale e se intende, stante la pericolosità della strada così come rattoppata anche in vista della prossima stagione delle piogge, effettuare lavori all'intero manto stradale utilizzando idoneo materiale idrorepellente ed entro quanto tempo. Nella sala dell'antico teatro di Palazzo Paolo V si terrà la conferenza stampa di presentazione della 10ª edizione della Notte delle Streghe, in programma nel centro storico di Benevento il 1 e il 2 ottobre. Si è tenuto con circa 600 partecipanti il primo incontro del percorso base minori e persone vulnerabili, tutela, ascolto e prevenzione, promosso dall'Unifortunato e dalla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, sezione San Tommaso, in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania e con il Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo i saluti del rettore dell'Unifortunato e la professor Giuseppe Acocelli e del decano, professor Francesco Asti, i lavori sono stati introdotti dal professor Paolo Palumbo, straordinario di diritto ecclesiastico e canonico presso l'Unifortunato, e dal professor Antonio Foderaro, direttore del Dipartimento di Diritto Canonico. La prima relazione è stata tenuta dalla professoressa Elvira Martini. L'intervento della sociologa Rosa Vieni e della psicologa psicoterapeuta Celeste Giordano hanno invitato a diverse riflessioni inerenti ai fenomeni adolescenziali che vanno dal bullismo fino alla delinquenza minorile. Infine la professora Giovanni Tagliaferro, docente di psicologia delle dipendenze presso l'Unifortunato, ha ricordato come sia una realtà che i ragazzi oggi più di ieri siano carichi di problemi e come questa sia sì un'emergenza ma anche purtroppo una condizione strutturale del nostro tempo. Dobbiamo essere i coach della loro unicità, rifuggendo dall'omologarli. Per questo dobbiamo dire ai nostri ragazzi: vai bene così come sei. Primi anni, gli store di mamma e papà. Una leadership nella commercializzazione di articoli di puericoltura, abbigliamento, alimentazione ed un mondo di giocattoli. Primi anni, gli store di mamma e papà. Nuove proposte e collaborazione con i migliori brand mondiali in termini di innovazione e qualità per neonati e bambini. Primi anni, a Benevento in via Cassella, ad Avellino in viale Italia. Primi anni, la convenienza continua, la qualità migliora. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento.
L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. IM è centro servizi di ultima generazione, dove puoi stampare e fotocopiare a colori a prezzi imbattibili, usufruendo del servizio di invio elettronico dei file. Puoi stampare e rilegare la tua tesi di laurea in massimo 24 ore, con copertine personalizzate e cucite a mano. Grande occasione! La PM offre scansioni e plottaggio di grandi formati con consegna a domicilio ad un prezzo eccezionale, a partire da 1,99€. IM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Il Benevento Calcio si è ritrovato sul rettangolo verde dell'Antistadio Briani per la prevista ripresa degli allenamenti. I calciatori sono stati impegnati in torelli, possesso, lavoro tattico in un mini torneo finale alternato da lavoro atletico. La gara a Benevento-Ascoli, valevole per la settima giornata del campionato di Serie B KT in programma domenica 2 ottobre alle 16:15 presso lo stadio Ciro Vigorito, sarà diretta da Michael Fabri di Ravenna. Assistenti designati Dario Cecconi di Empoli e Filippo Bercigli di Firenze. Quarto ufficiale Francesco Deusagno di Faenza. VAR e AVAR affidati a Gianluca Manganiello di Pinerolo e Pasquale De Meo di Foggia. PM Ufficio, via Meo Martini 37, Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM mette al tuo servizio una grande cartoleria, dove puoi trovare tutti gli articoli per la scuola e l'ufficio, oltre ad una vasta gamma di articoli da regalo. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Nel vostro beauty non può mancare la nostra fantastica linea mare BRS, totalmente italiana, ed è composta da uno shampoo, una maschera e una protezione solare a base di proteine di soia. Oggi vi presentiamo la nuova ricostruzione acqua lamellare in soli 9 secondi. Vi aspettiamo in negozio per venirla a scoprire. Vi ricordo inoltre la nostra sezione dedicata all'estetica, dove troverete le nostre estetiste pronte a soddisfare ogni vostra esigenza. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.